Bella a tutti ragazzi, sono Real Gaming con il numero di telefono che ho messo come nome, ragazzi, che pazzi assurda, cioè nessuno mi ha ancora chiamato a dirmi: uè, mi fai, mi sponsorizzi, ehi, sai, sono un po' fan, ehi, sono bambino, ehi, 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 oh, madonna santa. Comunque ragazzi, volete chiamarmi, chiamatemi, basta che non fate con questo bambino. Ehi, 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 ecco, però... cioè, non chiamatemi tipo alle 3 di notte, ecco, che poi io sclero, perché mi svegliate, vi mando a fan beep. Non scherzo, non manderei nessuno dei miei fan a fan beep, però direi che un calcio in culo, se mi chiamate alle 3 di notte, se vi incontro per strada, ve lo do. Comunque ragazzi, oggi siamo tornati sulle news di Fortnite. Oggi parleremo di una skin e un dorso decorativo, ragazzi. C'è un concerto, una live di un concerto, la farò con Infinity tipo dopo il live, ragazzi. Questo video voi lo vedrete il 3 ottobre alle 14, ma io lo sto registrando il 2 ottobre alle 20, alle 20:59, raga. Quindi direi di andare in partita e parliamo delle news, della nuova skin, del nuovo dorso decorativo. Dai ragazzi. Bene ragazzi, siamo in partita. E gli incarichi ci sono ancora? Merda, sono finiti gli incarichi di compleanno, vabbè. Vabbè raga, abbiamo usato preso il piccone. Magari c'era stato. Comunque adesso, ragazzi, vi metterò la nuova skin che dovrebbe uscire come leak a breve. O la prossima settimana, la prossima ancora, raga. La metterò qua con l'edit. Che è praticamente lo school versione femminile, ragazzi. Che si chiama Skulettra. Cioè, non so, ragazzi, dovrebbe chiamare Skulettra qualcosa. Ed è praticamente lo school versione femminile. Però fatto di elettricità, raga, per me è una skin molto figa, moltissimo, mi piace un sacco. Cioè, me la shopperò quasi sicuramente se avrò il back quando uscirà nel negozio oggetto, quindi la prossima settimana e la prossima ancora. Parliamo un po' di questa skin. Però la skin è molto bella, con questo design elettrico, raga. Tanto qua. Questo design elettrico, secondo me, madonna, non l'ho colpito. Raga. Questo design elettrico secondo me è molto figa, dicevo. Tanto. E raga, dovrebbe uscire a breve. Ditemi se la shopperete. Per me è molto bella, molto molto. E vi consiglio di seguire intanto Mr. Samuele. Oggi l'evento gratis in arrivo. Sapete chi sono? Sto facendo un video a riguardo. Allora, dove ci possiamo buttare? Poi continuiamo a parlare. Vabbè, mettiamoci a Moli, tipo qua. Perché ho pingato il mare, madonna. Ok ragazzi, mettiamoci a Molly per la nostra skin. La skin in sé, come ho già detto, è bella. Non voglio ripetere sempre le stesse cose, ma potrebbe anche un po' stonare quel fatto di quello scheletro elettrico, raga. Non può piacere a tutti. Guardate questa skin, insomma, cioè io me la shopperei, però se tornai come la community di Fortnite, non vede più le skin belle, vede solo le skin tryharder. Questo qua non è per niente una skin tryharder. Certo, immaginatevi in arena uno con questo, lo prenderemo in giro per tutto l'anno, praticamente. Però ormai Fortnite è diventato tryharder e basta, raga. Infatti per questo mi sa che arriveranno meno video di Fortnite sul canale. E appunto per questo. Comunque dico, potrebbe anche stonare un po' se la usi in arena. Ma per me è molto bella. Ecco, come ho detto già 300 volte, raga, è bellissima. Poi, ragazzi, poi. Parliamo di un dorso decorativo che per me è molto, raga, molto una figata assurda, che è questo che vedete voi di fianco, T-Rex. Madonna, quanto è bello! Cioè, ditemi da 1 a 10 per voi quanto è bello sto coso. Per me 3000. Cioè, raga, troppo bello. Certo, con la skin stonerebbe un po', Cioè, se mettete Skulettra lì, come cacchio si chiama, con la skin, con questo dorso decorativo, certo, un po' stona. E voi non ci crederete, ma vanno insieme. Sì, sì, quello fa parte anche di un pacco. C'è la miseria, aspetta, chiudo un attimo questo. Mannaggia la miseria. Ok, raga, era un nabbo. Grazie a Dio era un nabbo. Comunque dicevo, sì, mi sa che verranno acquistati insieme, fanno parte dello stesso set. Ma comunque, cioè, raga, stanno insieme. Voi non ci crederete mai, ma stanno insieme. Certo.
esatto, non vi consiglio di metterlo. Mannaggia a me. Non vi consiglio di metterlo insieme perché stona un po'. Ecco, come ho detto, stona un po'. Ma mi sa che si compreranno nello stesso pack. Ecco, ragazzi, nello stesso pack, tanto non riesco a risalire sta cagata qua. E quindi, ragazzi, si messono un po' insieme. Intanto sto squalo di merda, cioè io direi di buttargli le bombe. E gli tolgono niente le bombe. Vabbè, fatto sta. Tanto qua sopra non può arrivare, raga. Questo dorso decorativo T-Rex, raga, per me è molto molto bello. Questo video è 5 minuti ed è già finito, per la vostra informazione, ragazzi, perché Scoletra è una bellissima skin. Poi, ragazzi, parliamo di... cioè, le novità sono finite, eh. Cosa potrebbe arrivare? Sì, ragazzi. Per quanto riguarda Naruto, ovvero Naruto, che è uno dei link, vabbè, si parla dalla stagione 6. Figurati, dalla stagione 6, capitolo 2, che Naruto doveva arrivare su Fortnite. Si parlava della stagione 7, ma era, a quanto pare, diciamo, poi hanno rimandato la stagione 8, raga. E il fatto della collaborazione tra Naruto e Epic Games, ovvero Fortnite, ragazzi, molto probabilmente non arriverà. Ecco, ragazzi, questa è una brutta notizia, ma Naruto... ragazzi, non è detto che Naruto arrivi su Fortnite, certo, siamo al 98% sì, e 2% no, però... Sembrerebbe che i creatori di Naruto vorrebbero più soldi per i diritti, cose del genere, ragazzi, e Fortnite non è disposto a pagare. Ma se non arriva Naruto, potrebbe arrivare Goku. Quindi, ragazzi, attenti che potrebbe arrivare Goku. Goku, boh, mi piacerebbe anche più di Naruto, ragazzi. Ce lo state chiedendo, no, come skin esclusiva del pass non c'è Goku. E neanche Naruto, raga. Quindi, no, il pass no, mi dispiace. Potrebbe uscire comunque il pack di Naruto di Goku nel negozio oggetti, ragazzi. Dipende da chi... con chi raggiungerà l'accordo Epic Games. Intanto sto qua con la nave, che cazzo vuole fare qua? Poi altri leak con il fatto della skin di Spider-Man, ragazzi. Skin di Spider-Man che doveva arrivare tutti... sicuro nel pass battaglia! Raga, che delusione. Ditelo che siete rimasti anche voi delusi dal fatto che non abbiano messo Spider-Man nel pass battaglia. Beh, io sì. Se vuoi no, io sì, ragazzi, perché io volevo un sacco Spider-Man nel pass battaglia. E boh, ragazzi, per me è stato un brutto colpo non mettere Spider-Man. Ma voi sapete anche perché? Perché, ragazzi, molto probabilmente Spider-Man uscirà come la crew di Fortnite di dicembre. Proprio mese in cui esce Spider-Man No Way Home, ragazzi. Che sarà un filmone incredibile. Io farò la reazione al trailer magari questi giorni. O a novembre, ragazzi, anche prima del film farò la reazione al trailer. Perché sarà, è un filmone, ragazzi, di quello che predicono. Cioè, incredibile. Poi altri leak, boh, potrebbe arrivare una bananita cartoon? Questo è un dubbio. Cioè, hanno messo Miascolo, hanno messo il pesce, che è quello nel pass battaglia, ragazzi, quindi non mi ricordo come si chiamava. Raga, come si chiamava il pesce? Vabbè, raga, un sacco di tempo che non gioco a Fortnite, non mi ricordo più il nome del pesce. Comunque hanno messo quel pesce lì, in crew, cioè nel pass battaglia cartone. Quindi, ragazzi, c'è il pesce, la Miascolo, manca soltanto la bananita. E quindi la bananita potrebbe arrivare o come crew di gennaio, ragazzi, che sarebbe nella stagione 9, oppure come crew di comunque forse ne uscirà nella crew, oppure nello shop, ragazzi, nello shop di novembre. Ci sono molte leak, per esempio abbiamo anche quelli falsi come Mida Cartoon, ecco, Mida Cartoon. Mi spiace dirvelo, raga, per chi ha visto questi leak, dice, oh mamma che bello, esce Mida Cartoon e me lo shoppo su. Ragazzi, Mida Cartoon è un fotomontaggio, anche se è fatto molto bene. Però, raga, è un fotomontaggio, non si vedrà mai. Poi vabbè, Naruto è un leak, quindi, ragazzi, Bananita è l'unica probabile, perché sappiamo che... Fortnite, tutti questi nel punto zero, ragazzi, non ce la beviamo noi fan, quindi qualcosa succederà. Tu c'è la safe che mi sta alle spalle, raga. E quindi per questo caso, ragazzi, penso il video si finisca qua, perché i leak sono finiti. Ah no, ragazzi, c'è anche un altro leak. C'è un altro, anche un altro leak, ragazzi. Che cosa si parla di quest'altro leak, ragazzi? Cosa potete immaginate, ragazzi, immaginate. Potrebbe essere, ma voi dite, ma no, ma non inventare stronzate per fare visual. No, no, Real Gaming non inventa stronzate, raga. Potrebbe arrivare
la skin di Thor. No, scherzavo, ragazzi, questo. Dai, non troll, non troll. Comunque potrebbe arrivare la skin, ragazzi, non di Thor, che era un troll, ovviamente. Vabbè, ragazzi, sono morto. Bagniamo la partita. Potrebbe avere la skin, rullo di tamburi. Potrebbe arrivare la skin, ragazzi. Ve la dico presto. Tra uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, la skin del cubo, la skin del cubo, raga, che ora vedete l'immagine a fianco, potrebbe arrivare la skin del cubo, forse o a fine ottobre, novembre, o anche inizio dicembre, prima che finisce la season, potrebbe arrivare la skin del cubo, ragazzi. Con questa ultima news, spero il video vi sia piaciuto, voi lo vedrete domani alle 14, ragazzi, mettete, impostate il promemoria. E bella raga, ci vediamo in live dopo. Anzi no, vabbè, per voi non sarà dopo, ma se non live l'avete vista. Real Gaming del futuro, dimmi che questo video ha fatto tante visual e soprattutto che è stato utile per le persone che hanno visto il video. Bella raga.